Buongiorno per tutti ragazzi, bentornati in un altro episodio di Clash of Clans. Bentornati dopo un Games Week 2015 a Milano della Madonna. Siamo tornati, poi questi giorni vedrete tutto quello che abbiamo fatto al Games Week con un video super overpower. E siamo tornati ragazzi perché oggi voglio parlarvi sia dell'eroe, sia del municipio e della data di uscita dell'aggiornamento di Clash of Clans. In moltissimi state chiedendo quando uscirà questo aggiornamento. Allora, è uscito fuori, come potete leggere anche nell'articolo che vi lascio in descrizione, che ha fatto il nostro carissimo Bobo 88, e che praticamente sono trappolate delle informazioni riguardo appunto alla data di uscita. Allora, innanzitutto il tutto proviene da Anushka di Supercell, che appunto ha lasciato una sorta di messaggio all'interno del topic del forum ufficiale. Lui sostiene: "Sneak peeks will not start today, neither are we getting the update already next week. Sorry friends." Vabbè, il mio inglese fa cagare, un attimo mi sembravo Gesù, però va bene. Non importa, il concetto è questo: nessuno sneak peek verrà rilasciato oggi, e questo l'avevamo capito, perché come ben saprete tutte le volte che c'è un aggiornamento in avvicinamento, la Supercell rilascia sulla pagina di Facebook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sneak peeks alla volta. Questa volta ci ha lasciato tutti un po' di stucco, perché ne ha lasciato solamente uno, ed è stata quell'immaginetta del municipio e del Falcon Cannon, cioè del cannone falco che noi abbiamo rinominato il cannone o il mortaio angelico. Diciamo che sicuramente non avverrà questa settimana l'aggiornamento, ma con molta probabilità potrebbe arrivare nei prossimi giorni, quindi si parla dei primi di novembre o addirittura fine novembre. E questo fa pensare proprio al fatto che la Supercell abbia in serbo anche altre piccole cose. Infatti stanno ancora ragionando e elaborando il tutto. La seconda informazione che voglio darvi oggi ragazzi è che finalmente sappiamo di che cosa stiamo parlando, cioè sappiamo di che eroe si tratta. Vi avevo accennato insieme a Mischio al Games Week due giorni, l'altro ieri, non ricordo, sì l'altro ieri, che quell'immagine che era trapelata in rete di questo fantomatico eroe oscurato con un bel punto di domanda fosse un saggio o comunque una sorta di mago con un libro di incantesimi e un bastone magico. Bene ragazzi, a quanto pare con il contest che ha avviato la stessa Supercell sulla pagina di Facebook, e a quanto pare molti hanno raggiunto come idea principale proprio quella che avevamo detto anche a noi, che avevamo accennato anche noi in precedenza. Di fatto si potrebbe trattare con un 99% delle probabilità di un re stregone, quindi del re mago, però che ha una funzione di supporto come abbiamo già detto, quindi 6 milioni di elisir per avviare questo nuovo eroe, per sbloccarlo, e ovviamente avrà una funzionalità di supporto, quindi sia per le truppe di attacco che per quelle di difesa, quindi in modalità difensiva, quindi ossia quando ci attaccherà qualcuno il villaggio, questo entrerà in azione avviando uno o più incantesimi che rallenteranno o abbasseranno la potenza delle truppe avversarie, e di conseguenza viceversa in attacco si servirà per aumentare la velocità e quant'altro, quindi un reale del tutto adibito alla funzionalità di supporto. Per quanto riguarda ragazzi invece il municipio, come vi avevamo accennato, è un municipio che a quanto pare sembra aver introdotto nuove truppe. Non si sa ancora nulla, ma è certo che ci sarà un allargamento della mappa, ed è certo per il semplice fatto che un municipio in più comporterà nuovi dispendi di risorse e soprattutto necessità per forza di un allargamento di mappa con conseguente introduzione di nuove truppe. Ragazzi, io spero di avervi detto tutto, e mettete un bel pollicione qua sotto, vi lascio qualche fan art che è stata fatta dagli utenti dei Clasher più cervellati di questo mondo.
Mr. Black vi saluta, mettete un bel pollicione, ci vediamo nel prossimo episodio di Clash of Clans, tanta tantissima guagna per tutti e rimanete aggiornati sulla pagina ufficiale di Guagna It, ma soprattutto sul nostro sito Guagna It. Ah, dimenticavo, anche su Instagram, Guagna It. Ciao.